Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su... Ehi, come va? Fratello, non ci crederai, ho appena incontrato Spider-Man. Cosa? Incredibile, gli hai mostrato la nostra app da hacker? Ah, no, non ci ho pensato. Sei un disastro, te l'avrebbe comprata di sicuro e adesso saremmo famosi. Gliela mostro la prossima volta. Ora vado, ho promesso a mia madre di essere puntuale. Ok, ci si vede. Come stavo appunto dicendo ragazzi, siamo tornati su Spider-Man. Abbiamo la app da hacker sbloccata. Siamo nei panni di Miles. Posso passare da qua? Circolare, circolare. Ma dai, sul serio? Ci vorrà una vita. Non ci fosse quel drone del cavolo, salterei la recinzione. Conosci nessuno che si chiami Martin Lee? Wow, è stato facile. L'hai visto? Strano che i sistemi Sable non siano protetti. Potrei mandargli una soffiatina anonima. Ok, app da hacker. Non deludere. Ok. Ok, meglio muoversi. Ok, vediamo. Posso passare sotto il cancello a sinistra o scalare le impalcature a destra. Userò quelle impalcature. Altri droni. Devo accecarli. Quegli affari montano delle armi. Non devono vedermi. Oh no! Sogni d'oro. Sarebbe anche una forza. Fosse meno spaventoso. Ignorami, sono invisibile. Ok, sono al sicuro. Cacchio. Oh, ciao mamma. Ciao tesoro, sei arrivato al rifugio Fist senza problemi? Sì, ci sono quasi. Miles, nessuno ti costringe a lavorare al rifugio. Tu l'hai fatto. No, io ti ho detto di scegliere. Sì, e preferisco questo alla terapia. Almeno qui mi rendo utile. Il tipo dice che ognuno affronta il lutto a modo suo. E questo è il mio. Ok, mi dispiace. Mamma. Sì? Non ne voglio parlare, ma non significa che non ti voglia bene. Oh, tesoro, ti amo tanto. Supereremo questo momento, ok? Devo andare. Ti chiamo mentre torno a casa. Li vedo dappertutto, amico. Facete i demoni dappertutto. Continua a respirare, Hodges. Capisci? Torno subito. Cosa? Ehi, Miles, ciao. Scusa, ho fatto tardi. No, nessun problema. Bene, allora... Che posso fare? Perché non inizi a... ad ambientarti un po'? Sì, parla con qualcuno. Il caffè, quello funziona sempre. Caffè, bene. Io torno tra qualche minuto a vedere come va, ok? Sì... Oh, non preoccuparti di Hodges. Non morde. Molto. Sicuro? Caffè? Grazie. Che fa? C'è
Cerco di capire cos'è un dannato quark. È una particella subatomica. È la base da cui si formano protoni, neutroni, adroni. Subatomica. Ci sta. Bravo ragazzo. Dannato rottame. Al diavolo. Non funziona più. Le dispiace se do un'occhiata? Eh? Abbiamo diversi tupi catodici a scuola. Posso provare a... Tupi cosa? No, bastano un paio di cazzottoni. E poi... va. O... magari si è allentato un cavo. Va bene, allora. Come vuoi tu, signor cervellone. Avanti, prova. Una folla di persone sta rendendo omaggio all'agente Jefferson Davis, l'eroe ucciso nell'attentato al municipio, che avrebbe salvato la vita ad alcuni dei presenti facendo scudo con il proprio corpo. Ehi, novellino, riempi qui. Il giovane figlio Mike e un fratello, Aaron. Mentre i capi di stato e celebrità... Che cosa ha fatto di eroico a parte esplodere? I colleghi di Davis... Ernie, hai già incontrato Miles. Ci darà una mano qui. Saprai di suo padre, Jefferson Davis. È bello da parte sua che nonostante tutto sia venuto a fare il volontario. Non credi? Sì, sì. Grazie. Ascolta, io... mi dispiace. Vieni, Miles. Andiamo in cucina da mia zia. Zia May, io devo andare, ma... ecco i rinforzi. Oh, ciao, Miles. Benvenuto. Prendi un grembiule, lavati le mani, poi ti spiego cosa fare. Ehi, Peter. Grazie per prima. Prego. Quasi mezzogiorno. Sable starà per trasferire il dottor Michaels. Vado sulla Bowery a cercarlo. Temo che i nostri computer siano sorpassati. Non c'è problema. Volendo, potrei provare a ottimizzare le prestazioni. Davvero? Sarebbe di grande aiuto. Grazie. Olle. Si torna in pista. Primo giorno, completato. Wow, livello 30, 31. Ehi, hey Yuri, vado sulla Bowery per assicurarmi che Michaels arrivi al nuovo rifugio sano e salvo. Onestamente eviterei, Silver Sable non sembra apprezzare la tua presenza. Ah, e che vorrebbe fare? Spararmi? Sinceramente, non lo escluderei. Ah, magnifico. Resterò in zona, ma senza avvicinarmi, per sicurezza. Ok, ci vogliono fritte anche loro, eh. Siamo pronti, dottor Michaels. Il respiro del diavolo. Si chiama GR27, non importa. Attenti, nelle mani sbagliate può... Non si preoccupi, siamo i migliori. Questo mi conforta. Codice 381 in partenza. Prego, dottor Michaels. Diavolo è! Ci attacca! Portatelo via! Fatelo fuori! Benvenuto, dottore. Ah!
Sì, come no. Yuri, sto inseguendo Martin Lee. Temo abbia preso il dottor Michaels insieme al respiro del diavolo. Ricevuto. Mando altre unità sul posto. Ha preso Michaels vivo ed è un bene. Forse per fargli produrre altro respiro del diavolo. Ah, devo fermare quel camion. O blindato, quello che è. Contrario all'operazione missile a Manhattan. Devo sistemare questi pizzi prima di pensare. Wow! Aprite il fuoco! Giudizio alle porte! Lui sta arrivando per liberarci dai peccatori! Scusa! Lì! Arrenditi! Portarti qui. Le mie abilità mi rendono persuasivo. Ti ho tenuto d'occhio. Ti aspettavo al municipio. Non ti sei presentato. Dov'eri? È reale o immaginario? È un peccato che siano morti in tanti senza un eroe a proteggerli. Quella gente ti ha salvato la vita, vero? Era qui a causa tua. E Norman voleva usarlo. Un gesto inutile alla fine. E in tutto questo dov'era Norman? Rintanato come un topo. Sapeva cosa sarebbe accaduto ed è fuggito. Norman è una piaga per questa città. Deve essere estirpato. La sua corruzione va eradicata. Norman si nasconde dietro una maschera di menzogne. Ma io mostrerò a tutti il suo vero volto. Indossa la maschera. Unisciti a noi. Grazie, ma passo. Volente o nolente, ti unirai a me. Oh.
tutte le anime perdute, le vittime innocenti che avresti potuto salvare. Martin, sei macchiato del loro sangue. Puoi fermare Oz, hai la forza per riuscirci e da me avrai la volontà. I loro corpi si sono accumulati e tu non hai fatto nulla. Non posso salvare tutti. Questa è una vita, è uno scambio etico, una vita per le anime di una città. E tu difendi Osborne che se ne sta sulla sua torre d'avorio. Non è reale. Mostrami tutta la tua forza. Prostrati a me. Ti toglierò la maschera e svelerò a tutti chi sei. Le ombre mi sono fedeli e io donerò loro la forza. La maschera. Cosa? Devo distruggerla. Non ti abbandonerò alle tenebre, Martin. Ti sconfiggerò e annullerò la tua mente. Non puoi! Puoi tornare alla luce! No! No! Sta bene. L'hanno preso? Sì. Quanto è preoccupante? Molto. La cercano tutti. Il siero? Perso. Dei Descoia. Pensi di essere un eroe? Vuoi salvare la gente, ma procuri solo guai. È colpa tua! Colpa mia? Ma se aspettava a voi? Due, davvero? No! Dobbiamo avvisare subito Osborne. Io vado. Grazie. Me ne ricorderò. Yuri, dimmi che hai una pista su Martini. Abbiamo il video di un tizio in un bar che l'ha ripreso mentre saliva su una berlina nera dopo lo schianto. Berlina nera, bene. Fammi finire. Abbiamo parte della targa e una delle mie pattuglie ha identificato un'auto compatibile. Una berlina nera in un parcheggio tra Canal e Hudson. Sei in gamba, Yuri. Vado subito. Spider-Man. Pronto? Mi dicevi? Dottor Michaels, da dove chiama? Ho preso in prestito una radio dalla Sable. Probabilmente diffonderanno il respiro del diavolo nei trasporti pubblici. Aeroporti, terminal, stazioni. Da lì si propagherà come un incendio. Perché la Oscorp sta sviluppando un'arma biologica in città? Non si usano più i bunker nell'Artico. Norman tiene molto al respiro del diavolo. È la sua ossessione da decenni. Il progetto infrange qualunque legge statale e federale in materia, ma a lui non interessa. Se si viene a sapere... può dire addio alla rielezione. Non solo. Sarebbe processato all'AIA per crimini di guerra.
Perché me lo sta rivelando? Non è colpevole tanto quanto Norman. Sì, senza dubbio. Ma le azioni di lì mi hanno aperto gli occhi. Troppo a lungo abbiamo ignorato i rischi del progetto. Mi fido di te, Spider-Man. Sei l'unico che si batte per la giustizia. Ti prego, proteggi la città dai nostri errori. Già che ci sono, darò un'occhiata al rilevatore trovato da MJ. Dovrei riuscire a modificarlo per rintracciare il carico di Tombstone. Dovrebbe andare. Mettiamolo alla prova. Ok. Sarà sufficiente seguire il segnale. Dovrebbe condurmi al carico di Tombstone. Tombstone. Il padre di tutte le rogne. Modellaccia indistruttibile e nemmeno l'ombra di uno scrupolo. Dubito si stia limitando a riciclare veicoli rubati. Sì! Quel camion! Campagnata domenicale? Accidenti, è Spider-Man! Chiamate i rinforzi! I motociclisti sono serviti. Ora vediamo il camion. Contenitori di sostanze chimiche, completamente vuoti. Provengono dall'impianto Alchemax di Harlem. Ma cosa contenevano? E questo suono significa che il mio tempo qui è scaduto. Devo andare alla Alchemax e indagare su quei barili. So cosa stia architettando Tombstone, ma probabilmente è illegale e sicuramente è pericoloso. L'impianto Alchemax. Non fare troppo rumore. Dove sono? Sembra una città fantastica. Il capo le ha pagate. Con me non sarà così facile. Sgherri di Tombstone sistemati. Ora vediamo cosa contengono i barili. The Ox 3. Non è l'agente a cui Tombstone fu esposto da ragazzo. Come intende usarlo? Andiamo, forza! Dubito che sia una medicina per l'asma. Inizio a sospettare che ci sia un legame tra il Diox 3 e quegli inalatori. Farai meglio a esaminare da vicino uno di quegli inalatori.
D'accordo, vediamo. Dioxtri addizionato con anfetamine. Una ricetta geniale per l'invulnerabilità temporanea. Sono ammirato e preoccupato. Se questa schifezza iniziasse a circolare, andrebbe a ruba. E Tombstone sarebbe l'unico fornitore. Credo di poter sintetizzare un antidoto. Saranno rimaste delle scorte in quel camion. È l'ora della scienza improvvisata. Perfetto, una singola dose di antidoto. Ora devo solo testarlo. Andiamo a sistemare Tombstone. Non puoi essere il vero Spider-Man, dico bene. Eh? Mi avevi quasi fregato. Le solitarie libagioni del signore della droga. Ha qualcosa di poetico. Se lo dici tu. Non ho mai amato la letteratura. Com'è che sei entrato in contatto con Martin? Sono il migliore sulla piazza. È venuto lui a cercarmi. Sai, se collaborassimo, potremmo diventare una forza della natura. Ah, tu mi lusinghi. Peccato per quel tuo vizietto di uccidere la gente. Potrei picchiare Tombstone per giorni senza fargli un graffio. E se usassi l'antidoto? Ragazzi, qui dentro! Ricordi il nostro ultimo incontro? Come va il tuo ginocchio? Sta una favola, tranne quando piove. Grazie per la premura. Devo fare piazza pulita prima di usare il mio antidoto. Un proiettile asteso, Danny! Un prodotto interessante, vero? È la polvere di lama. Il nome l'ha ideato il tuo reparto marketing. Sono io il mio reparto marketing. Un proiettile con il tuo nome. Vi serve il nome di un buon dermatologo? Così per dire. Ah, è come colpire un muro d'acciaio. Oh, Tombstone. State giù. La droga negli inalatori ha un effetto di breve vita. Colpirò quanto possa. Per caso. Oh, Lonnie, sei stanco. Stai trascurando la carne. È quasi esausto, ci siamo. Tutto funziona. Chiudiamo i conti. Mi sento. Niente di che. Un agente decongestionante. Farmaco da base. È sfiancato. O la va o la spacca.
con la lingua tutta intorpidita. È normale? Ah, certo, normalissimo, al 100%, credo. Uno di questi giorni spero tu decida di fare del bene. Apri una mensa per i poveri, magari. Se c'è da guadagnarci, ci sta. Conti fatti, amo il mio lavoro. Grandi battaglie e grandi sfide. Tu e io siamo molto diversi. Possiamo dire che la tua narcocarriera è finita? Per favore? Certo, per ora. Ma me la sono goduta. Non posso dire lo stesso. Questa è nuova. È troppo chiederti di non esagerare ora che sei di nuovo, come dire, mortale. Non contarci. Senza rischiare la vita, non c'è gusto. Gancio sinistro notevole. Voglio la rivincita. Ma io no. Tu mi piaci. È stato intenso. Per quanto tempo Tombstone dovrà rinunciare ai suoi poteri? Meno del dovuto, immagino. Ottimo lavoro comunque, Pete. Pacche sulle spalle come se piovesse.